La seconda settimana di lavoro è cominciata in modo come sempre intenso sotto il sole di Palena per l'Avellino di Massimo Rastelli, perché l'obiettivo è non fermarsi mai, non calare neanche di un centimetro la concentrazione e l'intensità che sono per ora l'arma vincente di una squadra che cresce giorno dopo giorno. L'amichevole di sabato scorso con la rappresentativa locale è finita 15-0 con gli attaccanti grandi protagonisti, le certezze rappresentate da Marconi e Paterno, la sorpresa Sgarbi e la grande voglia di Plescia sono stati senza dubbio segnali positivi, insieme alla determinazione mostrata da un gruppo che sta facendo dell'unione e della positiva collaborazione. Vedi anche la giornata di svago passata insieme tra la piscina e la gita agli orsi ieri, la vera arma vincente. Trott e Russo intanto cominciano a correre verso il rientro, più vicino quello dell'attaccante casertano, mentre per il secondo bisognerà aspettare almeno ottobre. Insomma, perché l'Avellino sia davvero una squadra irriverente, come la vuole Giorgio Perinetti, servono altri tre elementi. La triade ne è perfettamente consapevole e continua a operare sotto traccia, come ha dimostrato di saper fare davvero bene.